Ciao fans, prima di lasciarvi la visione di questo video volevo ricordarvi di passare dal nostro shop dove c'è tutto il nostro merchandise, quindi magliette, felpe, tazze e chi più ne ha più ne metta. Vi ricordo che tutto il ricavato poi viene reinvestito in attrezzatura per fare altri video, quindi alla fine è un regalo boomerang, cioè vi comprate una maglietta ma poi alla fine avrete sempre dei video più fighi. Detto questo, oggi siamo qui perché sono andato a provare la nuova MT-09 SP modello 2021. Sono andato a provarla un sabato mattina in concessionario varese da Top Moto, che collabora con noi, quindi mi hanno lasciato la moto per farci un bel giro. Sono andato da loro in concessionario per fare le ultime modifiche sulla mia MT-09 modello 2020. Appena si potrà girare farò un video dedicato a tutte le modifiche che abbiamo fatto, e mentre ero lì ad aspettare che finissero di fare i lavori sulla mia moto mi hanno dato le chiavi della nuova MT-09 e mi hanno lasciato la libertà di andare a farmi un giro come volessi. Ricordo che anche in zona rossa i test ride sono ammessi, infatti sia le concessionarie moto che le concessionarie auto sono aperte, perciò evitiamo commenti del tipo «Ecco, io sono a casa che non posso uscire in moto, mentre tu sei uscito a provare la moto». Potete andare anche voi a provarla perché è legale. L'unica cosa che ho preferito evitare di fare è stato quella di girare con la telecamera attaccata al casco, perché sì, i test ride sono ammessi, però girare con la telecamera attaccata al casco è un po' borderline, dipende sempre da chi ti ferma. Se quel giorno gli si è svegliato male, magari ti fa la multa. Quindi sono andato a provarla, ho fatto questo video girato completamente con il mio iPhone, quindi non ci saranno parti di guidato. Ma nonostante non ci siano parti di guidato visibili a voi, l'ho provata bene e vi faccio vedere tutti i punti di forza e di debolezza di questa nuova moto, e soprattutto ve ne parlo in maniera più approfondita possibile. Ho preferito aspettare a fare il video del test ride vero e proprio, in cui c'è anche la parte di guida, perché voglio farlo insieme a Luna, e anche lì girare in due in zona rossa per fare il test ride è sempre un po' borderline, dipende sempre da chi ti ferma, se quel giorno gli si è svegliato bene o male. Quindi detto questo, per ora vi lascio questo video, sperando di tornare il prima possibile da Top Moto Varese, ricordo con cui collaboriamo, quindi se andate lì ditegli che li avete conosciuti tramite di noi, così sono contenti di aver creduto nel nostro progetto. Spero di tornare il prima possibile da loro, con anche Luna, con delle condizioni geopolitiche migliori, che quindi non ci sia la polizia municipale a inseguirti per farti il verbale per aver violato le norme del coronavirus. Quindi aspettiamo un momento più favorevole e poi andremo lì anche con lei, faremo un test ride bello guidato nelle zone intorno a Varese. Quindi per questa introduzione è tutto, vi lascio il video e vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di andare a stalkerare Luna su Instagram, che ne vale la pena. Ciao fans, sono in giro a provare l'MT-09 SP modello nuovo che mi ha prestato Top Moto di Varese. La moto è qua dietro e seppur esteticamente, tra il fatto che è l'SP e quindi è blu, tra il fatto che il modello nuovo non mi piace per niente, quindi io esteticamente sinceramente la boccio su tutta la linea, l'unica cosa che salvo sono le verniciature, che sono molto belle, e l'altra cosa sono le frecce, che finalmente hanno tolto quelle specie di parabole che c'erano prima. Però devo essere sincero, cioè la moto è cambiata completamente, hanno fatto un grandissimo lavoro soprattutto sul cambio, che non c'entra assolutamente niente con quello del modello precedente, a parte il fatto che adesso il quick shift è sia up che down, ma cioè è diventato morbidissimo, sembra di mettere dentro un coltello nel burro, le marce entrano proprio bene. Invece con il mio modello, che il quick shift è solo in up, in realtà quando butti dentro le marce dà un po' quel colpettino lì, che cioè se stai scannando, se tiri le marce entra bene, se invece hai il motore un po' basso di giri e cerchi di buttare sulla marcia comunque ti dà quel colpettino lì che dici boh, avrò sbagliato a cambiare, non sarò stato deciso io a mettere la marcia. Invece qua il cambio veramente perfetto. L'altra cosa che ho detto prima, il monitor microscopico, sì, in realtà confermo che è microscopico, però le cose che si devono vedere si vedono tutte e si vedono bene, quindi in fin dei conti è meramente una questione estetica che sia così piccolo, e a me non piace, però per il resto adesso vi faccio vedere la moto. La moto è così, monta già lo scarico Akrapovic da 1749 euro, una pazzia veramente questo scarico. Hanno cambiato il portatarga, hanno già messo quello sportivo.
ovviamente essendo l'SP ha le Hollins dietro e le Kayaba davanti. E vabbè, la cosa che ha fatto più discutere il faro, confermo che sinceramente non mi piace per niente, però il faro in sé sul modello SP non è neanche così male, tutto col nero intorno. La cosa che veramente stona è questo clacson piazzato qua così, con i collegamenti a vista, non lo so. Sembra buttato lì quando la moto era finita della serie. Oh, mi sono dimenticato di mettere il clacson, aspetta che lo aggiungiamo. Ecco, le frecce hanno già messo delle frecce LED finalmente, e queste sono sinceramente un'altra cosa rispetto alle originali del modello precedente. Le forcelle oro, vabbè, sono molto belle come lo erano sul modello precedente. Tolgo il casco. La verniciatura è una di quelle cose che è venuta benissimo secondo me, sia su questo modello qui, sia sulla base che avevano là in negozio rossa. È cambiata molto la forma della sella, che, cioè, oddio, non mi dispiace, mi stona un po' questo coso che, questo pezzo di sella, diciamo, che sale verso l'alto, serve a riparare i gioielli quando si frena forte, probabilmente, però non lo so, è un po' disarmonico secondo me, e una delle cose che ha fatto discutere di più è questa, il regolatore di tensione a vista messo lì così, e sinceramente a me non piace. Ci sarebbe stato bene una copertura o un qualcosa che lo nascondesse, o metterlo in un'altra posizione, insomma. Così a vista, un po' brutto. Ci vorrebbero dei fianchetti, e li fanno già anche per il modello attuale, per nasconderlo. Un'altra delle cose che ha fatto discutere molto è tutto questo spazio tra il telaio e il motore, ed effettivamente stona veramente tanto nella linea della moto, guardandola lateralmente. Perché dal punto di vista degli occhi non si nota tanto, ma basta abbassarsi leggermente per notare che si vede praticamente da parte a parte della moto, ed è una cosa che sinceramente a me non piace. Una delle cose di cui si è parlato molto poi è il forcellone spazzolato, e devo dire che tutto sommato ci sta abbastanza bene, anche se il contrasto tra il grigio chiaro del forcellone e il grigio scuro del telaio, non lo so, mi sembra un artefatto un po' così, nel senso, probabilmente ci stava bene tutto dello stesso colore con anche uno scarico black magari, e a quel punto lì secondo me avrebbe fatto veramente la differenza di estetica. Poi l'ultima cosa lateralmente che non mi fa impazzire sono i dadi del telaio qua di fianco, che si vedono proprio così in maniera, diciamo, grossolana, e sinceramente non mi fanno impazzire, avrei preferito un'altra soluzione come ad esempio sull'attuale. Uno degli elementi che non mi ha colpito tantissimo e neanche convinto è lo scarico, al di là della linea laterale, cioè non più sotto motore, che a me piace, mi è sempre piaciuto un po' lo scarico laterale, anche se va a rovinare le simmetrie della moto. Quello che non mi ha colpito è il sound. Non ho tirato le marce ovviamente, perché ero principalmente in città, e per salire qui al Sacromonte di Varese le strade erano abbastanza sporche. Però ecco, il mio Acra sul modello precedente Euro 4 mi sembra che suoni molto di più, e soprattutto che scoppietti, ma non è quello scoppiettio della carburazione magra brutto, è quello scoppiettio naturale dello scarico, che in realtà è molto piacevole da sentire. Mi sembra che il mio scoppietti di più e sia più rumoroso, ma non quel rumoroso come lo scarico del 390, che in realtà mi faceva tornare a casa dei viaggi mezzo rincitrullito. È quel suonare che ti dà piacere quando vai in moto, che non è invasivo né eccessivo, ma è semplicemente bello. Le frecce accese sono così, in questo caso sono LED Plus posteriormente, che quindi hanno la doppia funzione anche con l'indicatore di posizione, oltre che freccia, vedete che ha due linee LED, mentre davanti sono le frecce standard con cui esce dal concessionario. Così è come si presentano le luci posizione del faro anteriore, mentre così è come si presenta il fanalino acceso sulla posizione anabbagliante. Questo è come si presenta il retrotreno della moto una volta accesa,
Una delle cose che mi ha stupito in maniera più piacevole è il motore, che nonostante fondamentalmente sia lo stesso CP3 del modello precedente, in realtà è aumentato di 50 centimetri cubici circa e ha preso 4 cavalli, che detto così possono sembrare pochi. In realtà non è che si sentono tanto i 4 cavalli in più e l'aumento di cilindrata. Quello che è cambiato è l'erogazione. Adesso ha molta più coppia in basso e si sente tranquillamente guidando in città, e anche facendo qualche curva per salire qui al Sacromonte si sente la differenza nella coppia in basso, che dati alla mano non è tantissimo, però si percepisce come il motore sia veramente migliorato. È più fluido, è più armonico, è più bello, è comunque un'evoluzione di quello precedente, e questa cosa qui si nota e si nota parecchio anche. Per quanto riguarda il cambio, se dovessi paragonarlo, direi che assomiglia molto a quello della Triumph Street Triple RS che ho provato l'anno scorso. Anche quel cambio lì era molto morbido, le marce entravano benissimo, non strattonava né in up né in down, e quando è un cambio così morbido, anche da usare in città senza la frizione, fa veramente la differenza. Adesso dico una cazzata, ma per far capire un po' il concetto. È un po' come la differenza tra girare in città col cambio manuale, quindi dover continuamente tirare la frizione per mettere le marce, e avere il cambio automatico, sto parlando della macchina ovviamente, dove le marce entrano da sole e si fa molta meno fatica a guidare. Ecco, questo cambio elettronico assomiglia vagamente a un cambio automatico di un'auto, dove le marce non entrano da sole ovviamente, ma dovete metterle voi col piede. Però sono talmente morbide ad entrare che affaticano molto di meno la guida e vi evitano di tirare continuamente la frizione, che praticamente potete veramente usare solo per partire e per fermarvi. Cosa che non pensavo possibile, perché col mio modello, che è il precedente, a parte che c'è solo in up, ma comunque quando si inseriscono le marce in up, se non si ha il motore un po' su di giri e se non si dà un po' di gas, quindi si ha il gas al minimo, comunque le marce quando entrano danno un colpo. E questa cosa qui ti fa pensare di aver sbagliato sempre inserire la marcia, o che comunque non vada bene il numero di giri a cui hai cambiato. Mentre con questa nuova moto il cambio è totalmente cambiato ed è totalmente un'altra cosa. Quindi, seppur da parte mia rimangano tutte le perplessità a livello stilistico, dove credo siano andati a rovinare la linea di una delle moto più belle degli ultimi 20 anni, perlomeno nel settore naked, dall'altra parte hanno migliorato tutti quegli aspetti che erano da migliorare a livello di motore, cambio, elettronica, perché il motivo vero per cui l'anno scorso stavo aspettando a cambiare moto era che volevo vedere il modello nuovo, perché l'elettronica della 2017-2020 l'ho sempre reputata una generazione indietro rispetto alle concorrenti di quel settore di mercato. Basti pensare al nuovo BMW 900F, alla Triumph, a KTM 790-890, alla stessa Kawasaki Z900. Sono tutte moto che hanno un'elettronica molto più sviluppata, con display colori, una sezione di infotainment anche, dove si può addirittura su BMW collegare il navigatore al display. Mentre la 09 era rimasta un po' indietro, anche perché il restyling del 2017 non è che avesse fatto gridare al miracolo rispetto al modello precedente del 2012. A livello di elettronica, sì, erano state inserite le mappe, il quick shift, la frizione antisaltellamento, ma non c'era stato un vero e proprio cambio di passo, cosa che invece è successa con questo nuovo modello. Quindi, riassumendo, peccato per la linea, che a molti non piace, me compreso, perché tecnicamente la moto è migliorata tantissimo sotto tanti punti di vista. Se avessero mantenuto una linea più simile al modello precedente, con tutti i miglioramenti di questo nuovo modello, sicuramente sarebbe stata una dominatrice indiscussa del mercato. Così invece le vendite credo verranno condizionate molto dall'estetica, che appunto non convince, ed è un vero peccato perché sotto ogni altro punto di vista questa è veramente una bomba di moto. Adesso mi sposto al sole per farvi vedere. Adesso mi sposto al sole per farvi vedere quanto è bella la verniciatura al sole. 1 hour later. Mi sono spostato al sole perché su era pieno di pini e non ho trovato un posto adatto per fermarmi. Sono sceso un pezzo dal Sacromonte e vi faccio vedere al sole quanto è venuta bene la verniciatura di questa moto. Non so se il telefono renderà l'idea, ma è 200 kg e non mi rompere le palle.
Adesso vabbè, è un po' impolverata, ma guardate qua il cromato come luccica. E che cavolo, questo faro e questo clacson qua proprio no, non riesco a farmeli piacere. Anche la chiusura del faro qua sotto fatta così, cioè non ce la faccio. Ma anche la nappa abbagliante in sé, che ha tipo questi spazi tra il cerchio del faro e la nappa abbagliante stesso. Cioè, mi sembra non finita, cioè. Su questi aspetti qua mi sembra ci sia stata poco cura dei dettagli, ecco. Cioè, il clacson poi veramente. Sono cambiati i fianchetti con i convogliatori dell'aria. Adesso non ci sono più le retine che c'erano prima, ma è proprio cambiato tutto. E anche la sella adesso è molto più bella, fatta così in due materiali. E quel coso lì in realtà salva parecchio quando si frena. Poi quando si è on board, la vista è così. Rispetto al modello standard, ovviamente, questa ha il manubrio nero, ha le forcelle Kayaba completamente regolabili. Come il modello standard, ha la pompa radiale, a differenza del modello precedente, dove non c'era. Pompa radiale Nissin. E quando si accende il quadro è così. Qui c'è il tasto per regolare le modalità di guida. Ce ne sono tre preimpostate più una completamente regolabile. E qui c'è la rotella per gestire il menu. Si va lì, poi si clicca e qua ci sono tutte le impostazioni. Il display, come vi dicevo, è abbastanza piccolo, ma in realtà si vede tutto. L'unica cosa che non sono riuscito a far comparire è l'indicatore di quanta benzina c'è, il che potrebbe essere un problema. Finché non si accende la riserva, comunque tutto bene. Bene, fans, dopo avervela fatta vedere anche al sole, direi che per questa short review può essere tutto. Dato che siamo ancora in zona rossa, essendo il venerdì di Pasqua, ho preferito evitare di girare con una telecamera attaccata al casco per non dare troppo nell'occhio, anche perché ricordo che i test ride in realtà si possono fare, è permesso, ma girare a filmare con una telecamera attaccata al casco, non so in caso di controllo quanto possa essere ben visto, quindi ho preferito evitare rogne. E soprattutto non ho fatto il video perché aspetto ci sia anche Luna che mi deve fare da zavorrina per capire insieme quanto sia comoda anche stando dietro. Quindi questo vuole essere giusto una prima occhiata su questa moto e le prime sensazioni di guida. E devo dire che nonostante esteticamente io l'abbia criticata molto e continui a criticarla molto perché non mi piace quasi nulla del nuovo modello, ma la cosa che mi ha impressionato è la verniciatura, veramente fatta benissimo. Mentre sul mio modello la vernice opaca è veramente troppo delicata. In questo caso qui la verniciatura cromata è venuta veramente una bomba. Però, salvo qualche dettaglio, la moto esteticamente non mi piace, ma a livello tecnico è migliorata tantissimo e vi consiglio di provarla perché finché non la provate non potete capire quanto sia migliorata. Soprattutto se siete proprietari del modello precedente, provandola secondo me rimarrete stupiti, sembra veramente un'altra moto. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video e vi ricordo di iscrivervi al canale e Luna Colombo sta lavorando. Ciao fans, oggi sono in ferie e sto andando da Topo Moto a Varese, lascio qua il tag in alto, per fare gli ultimi lavori sulla moto, cioè in realtà non sono proprio gli ultimi ultimi, però diciamo che oggi andiamo a fare il grosso di quello che va fatto sulla moto e è quasi finita, sta avvenendo una roba devastante e non vedo l'ora sia finita per fare il video, cioè praticamente l'avete vista stock, tra virgolette stock, che poi non lo era, come uscita dal concessionario. E poi la rivedrete, c'è cioè una roba pazzesca, veramente pazzesca.